Al contrario di quanto mi aspettassi, cioè tutti i verbali, quindi una serie di incartamenti, mi è arrivata una semplice comunicazione molto breve, ma molto così complicata, anche di difficile comprensione per chiunque la voglia leggere, in cui sostanzialmente si dice che i verbali di questo comitato tecnico che sarebbe dovuto essere propedeutico alla stesura del bando di gara, non ci sono, non esistono. Alla fine la risposta di Piazza Italia è arrivata, ma nei verbali sui tavoli tecnici nemmeno l'ombra. Al consigliere del nuovo centrodestra Gnutta, che nei mesi scorsi aveva fatto richiesta di accesso agli atti, è arrivata una scarna risposta in burocratese. Il tema, come noto, è quello del bando per la gestione del trasporto pubblico in provincia, finito recentemente nel mirino della Procura. Mezza Barba e Piazza Italia avrebbero dovuto partecipare infatti ad un tavolo tecnico di cui però non vi sono tracce. La cosa ancora più clamorosa è che vi è stata con questa risposta una sostanziale totale smentita della provincia rispetto al comune, perché ricordiamolo, a più riprese anche a favore dei microfoni di Telepavia, l'assessore Lazzari e esponenti della maggioranza attuale dichiaravano che questi incontri erano stati fatti e che i verbali esistevano. I casi dunque sono due: o gli incontri sono stati fatti, ma i verbali sono andati perduti, oppure non esistono perché i tavoli non sono mai stati convocati. Nella puntata di Ora Locale dello scorso 30 novembre, l'assessore ai trasporti del comune Lazzari rispondeva così. Innanzitutto volevo capire, ecco, su questi passaggi formali comune-provincia, diciamo commissioni tecniche, quante volte c'è stato in Ci effetti? riunivamo almeno una media di una volta ogni 2 settimane, con i tecnici ovviamente che ponevano in essere Quindi c'è alcune stato azioni. l'attivo del Io poi, comune? sì, no, quello assolutamente. L'unico passaggio chiaro nella risposta degli uffici provinciali è la mancata attivazione del secondo tavolo tra i due enti, quello di confronto. Per puri aspetti procedurali, sarà chiamato infatti ad operare una volta attivato il nuovo contratto di servizio.